È un'associazione che è nata molti anni fa, è stata creata dalla signora Radice Fossati, praticamente è un aiuto che diamo alle persone in difficoltà con problemi di depressione, problemi con attacchi di panico e tutta questa serie di malattie mentali. Esiste nell'associazione una linea di ascolto aperta 24 ore su 24 dove ci sono i nostri volontari che rispondono alle persone che sono in difficoltà e che chiamano questo numero verde e poi niente, organizziamo svariate manifestazioni proprio per anche raccogliere dei fondi, sostenere queste malattie. Esiste anche un club Itaca che raccoglie, diciamo, le persone in difficoltà e le aiuta a crescere, a occupare in modo produttivo il loro tempo, per cui vengono poi fatti lavorare, vengono organizzati per occupare piacevolmente la loro giornata. Quelle che chiamano sono le più svariate, alcune sbagliano anche, diciamo, a chiamare il nostro numero verde perché vanno semplicemente alla ricerca di compagnia perché si sentono molto sole, però in genere dovrebbero essere quelle che soffrono di depressione e vengono poi da noi indirizzate verso dei centri naturalmente pubblici, perché non si può chiaramente fare pubblicità al privato, e per curarsi al meglio. Abbiamo bisogno di fondi per gestire questi 50-60 ragazzi che abbiamo nel nostro club, perché noi li dobbiamo mantenere. Allora, il gruppo manifestazioni organizza eventi, come per esempio adesso il concerto alla Scala che ci sarà. Organizziamo gite, organizziamo manifestazioni di piazza anche, mercatini in San Marco, in via Santa Marta, tutto per la raccolta fondi. Ecco, questo è quello che faccio parte io. Siamo in parecchi e ci diamo molto da fare. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di sostegno, soprattutto anche economico, perché se dobbiamo assistere questi ragazzi nei nostri club, mantenerli, insegnarli un lavoro, portarli alla vita normale, comune, di inserimento nella società, abbiamo bisogno di fare tutto questo.